Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati lo scorso episodio con il giro di tutta quanta la città e dei suoi segreti, tra cui abbiamo ottenuto la miscela crepapelle e il ghignuccino. Questi due oggetti aumentano rispettivamente punti vita e punti difesa. Come potete vedere sono cose molto utili, veramente. Direi di dare questa qui a Mario, che è sotto di punti vita. Questa qua del ghignuccino sempre a Mario. Questo perché? Perché Luigi bene o male è sempre stabile sulle sue statistiche. Mario invece va più di punti attacco e qualcos'altro. Mario va più di punti attacco e velocità. Luigi purtroppo nella velocità è molto carente, come potete vedere, ma bene o male attacco e difesa sono sullo stesso piano. La cosa buona è che sono uguali di baffi, almeno quello. Ok, abbiamo l'anello bonus e l'anello, quello lì dei soldi, il portavarizia, il che ci fornirà fin dall'inizio dei buoni bonus, sia punti vita, cioè sia punti esperienza, sia di punti di soldi. Dovremmo tra l'altro rifarci un po' il giro di tutte quante le zone fin dall'inizio del gioco per raccogliere un po' di facciolghigni. I nemici questi qua base, io ve li salterei anche ora come ora, sinceramente, perché tanto sono... aspetta, qua c'è una cosa che bisogna fare. Sono nemici che comunque uccidiamo con un colpo solo. Allora, prima di andare all'Accademia Crepapelle, che in realtà dovremmo andare dall'altro lato, non da questo, vedete questa pianta? Anche questi germogli nascondono dei fagioli. Ora Luigi, vai di là per favore e vediamo che cosa nasconde questa zona. Dovrebbe esserci, appunto, ecco, altre casse, ma soprattutto c'è questa zona nascosta, accessibile solo come Luigi. Niente di troppo complesso, calmo. Non moriamo se veniamo colpiti, dobbiamo solo rifarci il percorso. Ecco qua. Oh, perfetto. 1, 2. Eccoci qua. Aspetta. Ecco qua, ciao. Congratulazioni. Non sarà stato facile arrivare fin qui. Celebriamo questo evento. Così, ecco, prendi. Un altro fungo d'oro, grazie. E torniamo indietro. Prima però vorrei vedere come accedere a questa zona. Come si faceva? Credo che quello fosse la zona chiusa dalla roccia. Controlliamo subito. Sì, questa era la zona chiusa dalla roccia. Ok, ci dovremmo tornare più avanti. Però adesso, se non ricordo male, ok, c'era un oggetto anche lì. Eccoci qua. Un po' difficile, proprio a pelo arrivarci qua. Altra zona con la X. Ecco fatto. Ecco qua, questa è una zona in cui possiamo accedere ora che abbiamo Luigi in questo formato. Tun tun tun. Ottimo, bravo Luigi. Vediamo di qua che cosa c'era. Non mi ricordo. Di qua. Ah, è il tubo, perfetto. Un piccolo shortcut. Sempre comodo. Niente di eccessivo, ma sempre ben accetto. Mentre di qua invece, yes, Luigi è salito di livello. Come vi avevo detto, quei 100 punti in più che c'ha lui lo fanno salire prima di livello. Non che sia un problema. Allora, non vedo uno. 4, ti prego. Va bene, dai. Sempre meglio di uno. Sempre meglio di uno. Ah, che palle. Comunque, aspetta. Ecco fatto. E anche Mario è salito di livello. Comunque, mi sono confuso. In realtà, l'anello bonus non dà doppi punti solo a uno dei due. Li dà entrambi. Me l'ero scordato questa cosa. 4. Va bene. Non mi lamento. Allora, qui c'è un'altra zona chiusa. Passiamo con Luigi. Ecco fatto. Tun tun. Se non sbaglio, questo ci fa ritornare nella zona di prima, ma adesso a questo momento non ci serve a nulla. Però, altro fagiolo. Sì, come vedete qua dovremmo salire su quella roccia, poi da lì ce ne sarebbe un'altra che ora non c'è. Quello che dobbiamo fare noi è andare da questa parte, e se vi ricordate, per arrivarci basta passare di qua. Ecco qui un altro passaggio segreto che a questo giro
spetta a Mario. Ecco qua, stessa cosa di prima. Altra zona dove devi evitare le trappole e le palline lì di fuoco. Per fortuna ti fa ricominciare solo la zona che hai fallito e non tutto. No. Ok, calma, ecco fatto, non ero abbastanza in alto. 1, 2, 3, perfetto, congratulazioni. Non sarà stato facile arrivare fino a qui. Celebriamo questo evento, ecco, così. Con un fungo cura, wow. Ci siamo sprecati, eh? Grazie. Vedete anche questa zona dove i fiori fanno questo cerchio? In teoria adesso non ci dovrebbe servire. Ah no, c'è già, perfetto. Hai ottenuto un fagiol frutto. Ci sarebbe servito più avanti, ma meglio averlo preso ora. E la mia maglia continua a scomparire per via della troppa luce. Altra zona con la X. Ecco fatto. No. A quanto siamo di fagiolghigno? Siamo di nuovo a 20 fagiolghigni. Perfetto, ce ne mancano solo 5. Ok, ora siamo di nuovo dall'altra parte del villaggio, esattamente dove volevo essere. Però prima prendiamoci altri fagioli, che magari riusciamo ad arrivare a 5. Ecco, questi sono nemici un filo particolari, a parte la tartaruga che abbiamo già visto. 1, 2, 3, 4. Questi nemici sono a tempo, diciamo. Potrebbero fare male. E tra l'altro sto usando l'attacco perché devo livellarlo. Preso, perfetto. 1, 2, 3, 4. Perfetto, perché la tartaruga ha un sacco di difesa. Mannaggia a lei. A quanto siamo di soldi? Non l'ho visto. Comunque, altro tubo. Di soldi siamo a 915. Lì invece c'è un'altra piattaforma che non so se posso arrivarci con il salto. Sì, ci arrivo, perfetto. Ma... ah ok, no, è la prospettiva. Pensavo fosse salito la bomba. Qua invece c'è un pulsante da premere. Non so se ci arriviamo. Sì, ci arriviamo, perfetto. Ok, questo servirà anche questo più avanti. Tutto quello che sto facendo è solo andare in giro a cercare le X, che però per ora quella non possiamo raggiungere. Molto triste. Va bene, proseguiamo il nostro pellegrinare. Dobbiamo, ecco appunto, cercare altre X, ma soprattutto andare all'Accademia Crepapelle. Per fortuna i nemici sono anche riuscito a cadere. I nemici più deboli riusciamo finalmente ad uccidere con un colpo. Perfetto, a quanto siamo? 23, la stessa cifra che avevamo prima. Vediamo se ne troviamo un altro. Di qua possiamo passare con Luigi. Ecco fatto. Vediamo cosa si nasconde di qua. Ah ok, questo se non sbaglio, ecco, è un filo tricky riuscire a passare, ma otteniamo un tirifagiolo. Come passo di nuovo di qua ora, è vero? Devo tornare indietro. Rieccomi Mario, scusami. Qua finalmente abbiamo trovato un'altra X. Dai che magari ce la facciamo veramente ad arrivare a 25. Ah guarda, qua c'è un'altra zona dove i fiori, ecco qua, fanno un cerchio. Ecco qui un altro frutto. Oh, finalmente abbiamo trovato un'altra X. Vai Luigi. Perfetto, 25 fagioli. Yes, e Luigi è salito di nuovo di livello. Vediamo, cosa possiamo aumentare? I baffi? 4. Va bene anche 3, va bene anche 3. Altra X, bella facile facile. Ecco qua, perfetto. Torniamo un attimo al villaggio. Lo so, abbiamo fatto tutto sto giro che doveva mandare in un punto, abbiamo fatto tutt'altro. Non importa. Signori, siete nel bar Fagiol Stella, avete delle lamentele? Sapete già delle specialità? Sì, lo sappiamo, grazie. Allora, cosa desideriamo? No, non era questa. Era la ghigno, perfetto. Tutta rossa. Interessante. Una miscela ghigno pronta. Hai ottenuto la miscela ghigno. Sono giunto allora lontano, ancora a causa dell'aroma di un nuovo succo di fagioli. Ehi capo, cos'è quello strano aspiratutto? Si tratta del perfezionamento del Portergas 3000, il Super Portergas 3001. E i miglioramenti sono straordinari, sul serio. Può essere cavalcato, ed è velocissimo.
eccomi. Mi può trasportare ovunque senza alcuno sforzo. Potrei provare un piccolo campione di questa bevanda? Ecco, tieni. Sentiamo. Buona. Ah, la dolcezza dello sciroppo mi scioglie anima e corpo. Non devo berne altro, oppure diventerò ancora un fantasma. Anch'io un fantasma. Grazie per questo campione. Ecco una cosuccia che ho creato nel tempo libero. Magari vi d'aiuto. Hai ottenuto protezione più. Questo è del gioco di Capitan Falcon. Non mi viene il nome ora. Quello di corse. Cosa inventerò ora? Vediamo, no, non ho più niente, grazie. Che cosa aumentava questa bibita? La velocità, e questa a Luigi assolutamente. Scusatemi, abbiamo perso tempo, ma ne avevamo bisogno. Allora, vediamo l'oggetto che abbiamo ottenuto. La protezione plus, tieni premuto per un salto difensivo. Allora, questo qui è molto utile. Ora come ora preferisco tenere questi due, ma questa qua è molto buona, soprattutto con nemici che magari fanno un attacco continuo e tu preferisci rimanere in volo, in sostanza. Certo, sarebbe più utile averlo per entrambi, ma ce n'è solo uno, quindi ci si arrangia con quello che si ha. Minchia, che fortuna, Luigi. Perfetto, anche Mario è salito di livello. Ok, che cosa possiamo aumentare? Anche lui i baffi? No, mi sembra di vedere un 1. L'attacco? 4. Va bene anche 3. Porca miseria. Però finalmente il passaggio per l'accademia è finalmente aperto. Ehi, tu, scendi. Ah, vabbè, non importa. Tanto vi uccidiamo con un colpo ora. Mario 26, Luigi 23. Siamo alla pari. Niente X per terra? Ok, tartarughe. Occhi tocchi. Allora, le tartarughe le facciamo fuori subito. Sono più pericolose del resto dei nemici per ora. Ok, qui che cosa abbiamo? Niente, il passaggio per il ponte. Mentre di qua ho visto che c'era una X. No, ecco fatto. Altra X. Allora, se riusciamo a trovare altri 25 fagiolghigni, un'altra miscela per la velocità per Luigi, io gliela butterei, visto che appunto, come ho detto, Luigi è, aia, è molto carente purtroppo di velocità. Ormai siamo, per queste zone siamo avanzati, siamo molto buoni. Qua c'è qualcosa? Assolutamente no, a parte, vabbè, ho sbagliato tasto. A parte appunto stavo dicendo, qualche nemico. Non c'era nulla. Allora, Luigi, vediamo. Il salto espulsione funziona solo su di lui, perché le, come si chiamano, le tartarughe hanno un'ottima difesa ai martelli, oltre che in generale. No, scendi. Perfetto, vediamo di qua se c'è qualcosa. Forse un'altra X. No, non è una X, ma è un germoglio. Perfetto, un altro fagiolghigno. Di qua, un'altra X. Oh, prima mi sono messo a cercarle con tanta difficoltà. Guarda quante ce n'erano qui. Non che in realtà avremmo dovuto lasciarle indietro, quelle che avevamo prese nelle altre aree, ma ci sarei andato molto più avanti probabilmente. Però quel succo che ci ha aumentato la velocità, tutto di guadagnato per ora. Siamo arrivati? Sì, proseguiamo. Cos'è questa? Accademia Crepapelle. Ok, qua c'è qualcosa. Un super sciroppo e un po' di monete. Qua si può andare? No, perfetto, proseguiamo. Altri blocchi con altre monete, grazie. Vediamo di qua. Oh, cos'è i blocchi di benvenuto? Qua c'è qualcosa? No, perfetto. Però finalmente eccoci arrivati all'Accademia Crepapelle. Non c'è nulla. Ok, è stato un lungo cammino, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. L'Accademia Crepapelle. Puff. Quindi, signori, io vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito avete seguito. Noi ci vediamo al prossimo episodio all'interno dell'Accademia Crepapelle. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao!